Bentornati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Parliamo di diritto di famiglia con l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini. Quindi, se volete, chiamate perché siamo in diretta, oppure mandate le vostre email come hanno fatto tanti telespettatori. Vado? Faccio la prossima? Andiamo. Benissimo. Allora, io e mia moglie non abbiamo consumato il matrimonio perché lei si è rifiutata. Devo chiedere la separazione o posso ottenere il divorzio? Dunque, la nostra, sono casi rari ma capitano. La nostra legislazione prevede che se il matrimonio non è stato consumato, il coniuge che ha interesse, invece che la separazione, può chiedere direttamente il divorzio. Questo è uno dei casi rari, Susanna, in cui è possibile in Italia saltare, diciamo tra virgolette, la separazione e andare direttamente al divorzio, cioè fare un ricorso per divorzio invece che un ricorso per separazione. Naturalmente però che cosa occorre? Che l'inconsumazione venga dimostrata. Quindi anche se, pensa Susanna, anche se in questo caso l'altro coniuge dichiara che è vero che il matrimonio non è stato consumato, non basta. Sì. Il giudice deve, con una consulenza tecnica che può essere ginecologica o a seconda della causa per cui si dice che il matrimonio non è stato consumato, potrebbe essere anche impotenza del marito o altro. Ecco, il giudice deve verificare con un team di consulenti qual è l'effettiva causa che può avere determinato l'inconsumazione e se in consumazione c'è stata. Altrimenti, anche se i due coniugi dichiarano che è vero che non c'è stata consumazione del matrimonio, non è possibile dichiarare il divorzio. Ma perché? Ha una sua logica, Susanna. Sì. Perché potrebbe essere un escamotage per poter arrivare direttamente al matrimonio, eludendo quella che è la nostra al divorzio, eludendo quella che è la nostra disciplina che prevede prima la separazione, i 3 anni della separazione e poi il divorzio. No, no, giustamente, come ha detto lei, insomma, però la nostra normativa prevede che in questo caso specifico si possa, il tribunale possa dichiarare direttamente il divorzio. Due nonni, questi sono due nonni, si sentono esclusi dalla vita dei loro nipoti, figli di genitori, di genitori ostacolati dalla nuova e dal loro figlio. Ma i nonni non hanno qualche diritto? Sì, i nonni hanno diritto. Hanno diritto di poter frequentare il rapporto che hanno con i propri nipoti se questo rapporto si dimostra che è importante per la crescita dei nipoti. Faccio un esempio. Allora, ti immagina i nonni che fin da che il nipotino, la nipotina, insomma, è piccolo, l'hanno accudito, l'hanno portato fuori, si sono occupati di lui. Oggi come oggi non avere i nonni per chi lavora è veramente un dramma. Quindi si crea, capito, un rapporto, Susanna, tra i nonni e il nipote. Assolutamente. Quindi immagina per questo bambino che i cui genitori si sono separati, che dalla sera alla mattina non gli fanno vedere più i nonni che fino al giorno prima avevano parte fatte integranti della loro vita. Questo è un trauma enorme. Quindi questi nonni hanno diritto a chiedere al tribunale per i minori, in questo caso, che il rapporto con il proprio nipote venga portato avanti. Ma la legge lo stabilisce come tutela del diritto del bambino. Ma infatti adesso fondamentalmente tutto il diritto si muove attorno al bambino. Quindi qual è il giudice? Che cosa deve verificare? Che effettivamente il bambino abbia un rapporto con questi nonni, e il fatto di non avere più questi rapporti con i nonni gli porta a uno scompenso nel suo equilibrio, nella sua crescita equilibrata. Sparire qualche genitore nella vita non si sa mai, voglio dire, no? E quindi il giudice tende a tutelare questo diritto. È evidente, Susanna, che se ci sono dei nipoti che con i nonni hanno avuto un rapporto saltuario, come purtroppo succede, o che non c'è quel rapporto continuativo, quel feeling, allora a quel punto, se il giudice verifica che il rapporto con i nonni non c'è stato o non è un rapporto, sì, diciamo, determinante. Una libera scelta dei bambini, mi conceda, ma non della, della nuora. Però vedi, no. La nuora assolutamente, nella nuora e nel genero, deve essere il giudice che dice questi bambini, questo bambino ha avuto e ha un ottimo rapporto con i nonni hanno diritto di continuare a frequentare il bambino secondo queste modalità. Se poi, voglio dire, il bambino non li vuole frequentare per motivazioni che devo, però insomma non frequentare dei nonni, cioè, non lo so. Non solo, ma è vergognoso che non si debba
far frequentare ai propri figli un rapporto con i nonni, perché i nonni danno solo gioia, danno solo divertimento. Perché? Perché l'obbligo educativo compete ai genitori, non ai nonni. Quindi i nonni sono solo gioia. Per avere i propri nipoti. Nonni, voglio dire che hanno tempo, per me è una grandissima risorsa. Appunto. Io e la mia ex moglie siamo due impiegati con uno stipendio analogo, ma io ho perso il lavoro e non riesco a trovarne un altro. Lei mi deve o no l'assegno di mantenimento? Dunque la domanda è un po' generica, perché in linea teorica ti dovrei rispondere di sì, però se questi coniugi hanno dei figli per cui il carico ricade sulla moglie in questo caso, è evidente che quando questa signora ha pensato a se stessa, alle proprie esigenze e ai figli, questo non può essere realizzato. Però ti capisci che se a un certo punto sono in una situazione che è più o meno, e questo diciamo marito si trova però in una situazione di difficoltà, perché se io ho il mio stipendio, il mio marito ha il suo stipendio, ci separiamo, ognuno si mantiene da sé. Però se uno dei due coniugi si dovesse trovare in una situazione di bisogno fisico, perché per un motivo di salute non può lavorare o temporaneamente impedito dal lavoro, c'è sempre quella, direi nell'ambito di due coniugi che si separano, quel dovere di assistenza materiale e morale, certo che continua a esistere. Quindi perlomeno nell'ambito della separazione, se l'altro effettivamente si trova in una situazione che o non ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo, e oppure si trova in una situazione di difficoltà di salute, permane sempre un obbligo di assistenza morale e materiale che durerà magari per il periodo in cui il marito non ha il lavoro, o che durerà per il periodo della separazione, ma che non potrà durare poi per il divorzio. Ecco, no, tanto da chiarire. Ma che poi è reciproco, il marito nei confronti della moglie e la moglie nei confronti del marito. Però insomma da stabilire bene la situazione. Bene, la situazione, siamo in diretta, quindi se volete chiamare, chiamate, perché c'è il nostro numero di sovraimpressione. Io continuo con le mail che ci sono arrivate. La mia ex moglie ha costruito una nuova famiglia con il suo convivente. Eppure pretende che mio figlio maggiorenne, con la somma che gli verso a titolo di mantenimento, contribuisca alle spese di affitto e gestione della loro casa. È legale una simile richiesta? No, simile richiesta, questa pretesa non ha fondamento, perché è evidente che l'assegno che il genitore passa al figlio maggiorenne glielo dà per le sue esigenze e personali. Se poi il figlio vive in casa con la mamma, ma c'è anche questo compagno, è evidente che questo compagno dovrà collaborare al mantenimento delle bollette, brava prima di chiederla a un figlio, insomma, quindi assolutamente dire. No, guardi, le dico anche a questo figlio, stia tranquillo, non diciamo soddisfi questa pretesa della mamma, perché questi soldi devono servire a lui, per esempio. Magari ecco, il figlio non avrà diritto di chiedergli alla mamma dei soldi per le sue esigenze. Però quelli che sono i suoi soldi, che gli vengono versati dal babbo, è giusto che li utilizzi per le sue esigenze. Le sue esigenze che cosa sono? Se ha l'automobile, per esempio, la benzina, il bollo, il mantenimento di questa automobile. Poi se uno deve lavorare, al limite contribuire alle cose di casa, è un altro discorso, Dire. Però questo figlio, se studia, ed è il motivo per il quale sicuramente gli viene dato l'assegno di mantenimento, utilizzi i soldi del babbo per il trasporto, per l'acquisto dei libri e per il pagamento delle tasse scolastiche. Basta. Al resto ci penserà la mamma e il compagno della mamma. Allora, abbiamo concesso in comodato gratuito l'appartamento di nostra proprietà a nostro figlio, che lo abita con la sua famiglia. Lui si sta separando dalla moglie. Possiamo chiedere che la nuora lasci l'appartamento? Questo è un problema molto grande. Quindi praticamente l'appartamento lo stavano usando il figlio. Qui guardate, ci sono delle sentenze della Cassazione anche ultimamente che hanno stabilito che quando, in questo proprio caso del comodato, quando la casa è stata adibita ad abitazione coniugale, abitazione familiare, resta. Capito che voglio dire? Non è che i suoceri possono dire... Resta sempre o resta se ci sono solo figli? Brava, resta solo se ci sono figli. Ah, ecco. Se c'è una nuora con dei figli, quindi nipoti minorenni, non può essere mandata via. Cioè la casa coniugale, anche se è di proprietà dei suoceri, è casa coniugale, è casa familiare.
a meno che questa signora, questa nuora, spontaneamente decida di rinunciare a questo diritto. O a meno che a questi due suoceri quell'immobile serva magari come abitazione propria, ma lo devono provare. Altrimenti non pensate, genitori di figli che si sposano, di poter ovviare al discorso della casa coniugale e in un'eventuale separazione del figlio o della figlia riprendersi l'immobile, perché la Cassazione ha stabilito che se voi suoceri date un immobile ai figli e alla nuora, al figlio e alla nuora o viceversa come casa coniugale resta finché ci sono non solo figli minorenni ma figli che non sono pur maggiorenni economicamente indipendenti. E questo potrebbe solo avvenire se dice lei lascia la casa e al limite, che ne so, paga un'altra affitto, però dopo uno deve tocca pagare al figlio dopo dare un aumento dell'assegno di mantenimento per fargli pagare, per pagare l'affitto della moglie e dei anche figli. Se viene specificato che è incomodato d'uso, certamente, perché è stato adibito a casa familiare. Cioè se io genitore di un figlio che mi si sposa, sì, gli do un appartamento anche incomodato gratuito, però in realtà io glielo do sapendo che quella è la sua casa familiare. Quindi prima intestargliela tutto, brava, a questo punto il comodato d'uso va a farsi friggere. È una forma di tutela che la legge riserva per i bambini, per i nipoti. Certo, sì, no, ma è giusto, voglio dire, la casa quando ci sono dei bambini. Se no uno rimanda in affitto. Sì, vabbè, però voglio dire, ci sono stati bambini, mettiamo caso che voglio dire hanno la scuola vicino, tutta una serie di situazioni. Poi non è che questi minori li puoi prendere e spostarli come pacchi. Bravo. Perché voglio dire, è importante, perché sennò si comincia a prendere un avvocato anche per i bambini, invece che due avvocati si comincia a prenderne tre. Pensa, Susanna, l'osservazione è giusta, perché ci sono delle cause in cui il minore parte che deve essere tutelato. Per esempio, nel disconoscimento di paternità, il giudice nomina l'avvocato del bambino. Per quale motivazione, avvocato? Perché il bambino deve essere difeso nei confronti dei due genitori e nei confronti anche dell'altro genitore che chiede il disconoscimento di paternità. Perché mettiamo caso, il marito ha saputo che il figlio non è suo, chiede il disconoscimento, il bambino... E il bambino deve essere diviso, deve essere tutelato, perché l'avvocato del bambino potrebbe portare delle motivazioni al giudice... Che non può dare il disconoscimento. Per cui sarebbe dannoso nei confronti del bambino il disconoscimento. Ma questi sono interessi propri del figlio. No, perché, che li può portare avanti solo un avvocato nominato ad hoc. No, anche perché di questi casi ora sembra un paradosso, ma ce ne sono tanti. Come, Susanna? Ce ne sono tanti. Dire, già chiedere il disconoscimento che hai allevato, anche se avesse due anni, Guarda, Susanna, per esperienza professionale, si affeziona un animale, ti posso avvocato, dire no? Che è un circa il 10%, anche da statistiche che sono fatte, di figli nati nell'ambito del matrimonio, 10% non sono figli del marito. Infatti ho sentito proprio ieri al telegiornale, insomma, sì, media, che adesso si può chiedere anche la prova del DNA, non so se passerà come legge, mi è venuto in mente questo flash, sì, si può chiedere anche la prova del DNA durante la gravidanza. Sì, sì. E quindi quello che sta dicendo, sì, lei. Sì, sì. Benissimo, allora il nostro tempo è scaduto. Io ringrazio l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini per averci appunto parlato del diritto di famiglia. Io vi ringrazio, perché questa è Linea Diretta.